Buonasera a tutti, miei cari, come state ragazzi? Spero che state bene. Qua piove fuori, un tempo un po' bruttino. Eccoci che oggi ci sono entrata per voi, nonostante tutto, a ringraziarvi a tutti che vi siete iscritti sul mio canale, tutte le persone che mi state seguendo, a tutte le persone che mi amano di qua d'Italia, che li voglio tanto tanto bene, a tutti i miei amici di cuore. Oggi mi sono pensata a farvi anche voi una lettura generale in tazza di caffè per 3 giorni, diciamo, no? È una lettura generale, non è una lettura personalizzata. Chi ci vuole una lettura personalizzata sapete bene dove mi dovete cercare, su WhatsApp. Prima di presentarvi, vi voglio dire anche a voi tutti di qua d'Italia che io sto cercando di aiutare le persone povere insieme con voi tutti che mi state dando mano. Già ho aiutato una persona in Romania tramite le buone persone di qua che mi stanno seguendo, che mi danno mano a fare un bene per le persone che si trovano in difficoltà. Con questa occasione io ringrazio a tutti i miei contadini rumeni che ce l'hanno un cuore di oro. Adesso per voi tutti, vi ricordate che ho mai fatto un video dove ho presentato Cristale? Mi sta successo che mi state cercando da Roma, da Milano, chissà da dove, e che volete un protezione. Ho specificato su un video che ce l'ho talismani. Che significa questo? Ce l'ho le pietre tipo pietre o un po' cristalli finti che li posso fare tipo preghiere o incantesimi di amore, di prosperità, di tranquillità e li faccio spedire come li faccio spedire a tutti l'apprezzo di 20 euro, no? In caso in quale vi interessa vi ripresento di nuovo questo, diciamo che per tranquillità in casa, in famiglia, per rimanere insieme con la persona amata, per avere una stabilità nella vostra famiglia, perché no, nel vostro rapporto anche in ambito di lavoro, tutti i rapporti, no? Vi ricordate che vi ho fatto presentare le pietre per mandare via tutte le energie negative? Già sono ordinate tutti. Questa è rimasta due pezzi di questa bellissima pietra, che questa praticamente vi protegge di mal di occhio, di magia nera, di tutte le cose negative che voi le avete intorno in casa o che entrate in contatto con persone tossiche. Se li volete, ragazzi, ordinatele con tanta fiducia. E questo giustamente è per prosperità di denaro, in affari, in vostri affari, nella vostra famiglia, che denaro rimane per sempre nelle vostre case. In caso in quale vi interessa, potete già cercarmi su WhatsApp, vi faccio esplicare di più come funziona questa cosa qua e vi faccio ordinare. Adesso, ragazzi, iniziamo un po' l'energia di questa tazza per 3 giorni, diciamo così, no? Fine in 18 di novembre, diciamo iniziando di oggi, una lettura generale, no? Iniziando di oggi, 16 di novembre, fine in 18 di novembre, per 3 giorni. Vi faccio anche a voi presentare una lettura in caffè, vediamo dove vi incadrate tutte le persone che seguite questo video. Tiriamo una carta fuori per vedere la energia per 3 giorni di questa lettura in tazza di caffè. Vediamo un po' che vi dice di queste meravigliose carte del fortuna e in amore. Vediamo che vi sta dicendo. Guarda, vi esce proprio abbondanza di soldi, fortuna, ok? In ogni caso avrete questi giorni fortuna. Potete giocare anche la giochi di fortuna, perché no, avrete fortuna nella vostra famiglia, avrete fortuna in giochi di fortuna, avrete fortuna in ambito lavorativo, o può stare fortuna in amore, può stare fortuna in famiglia, con amici, non importa in quale situazione si sta incadrando. Questa carta, la carta vi sta indicando fortuna. Io lo metterò qui che si vede. E allora inizio una lettura per 3 giorni per voi in tazza di caffè. Vi faccio vedere anche a voi la vostra tazza. Guardate già che in
Ancora vostro, dove c'è in fondo, si vede un S già, si può vedere un stivale grande. Questa può stare la Italia o può stare un cambiamento. Si può vedere anche un piccolo arcobaleno e si può vedere un ferro di cavallo che significa una grande fortuna. Iniziamo, fuori di canna non esce niente, solo qua vi esce qualche notizia per le persone con iniziale di C, no? Un C grande e anche un V, lo vedete bene lì, si vede un V. Avrete qualche notizia che in questi 3 giorni già voi li aspettate queste notizie, no? Vediamo un po' nelle vostre case. Qua per una delle persone avrete un po' di problemi, un po' di discordia nelle vostre case. Probabilmente non siete d'accordo con le idee che partner o marito vi le dice, specialmente se avete la iniziale di Ere, ok? Che c'è nome di famiglia, nome vostro piccolo, c'è iniziale di Ere grande dove voi litigate o litigate voi che vi incadrate con questa iniziale o la persona che voi vivete in casa c'è la iniziale di Ere. E voi litigate per qualche incompressione, diciamo così, qualche problema che voi lo avete nella vostra casa, che si tratta di soldi, che si tratta. C'è una cosa che non vi capite, no? Ci sono le idee un po' diverse di carattere, diciamo che voi dicete una cosa, lui un'altra cosa, e di là si fa un bel litigo, no? Però io vi sto dicendo, state tranquilli perché è su un punto che significa un giorno, può stare anche una settimana, le cose si aggiustano. Si può vedere qua una bellissima luna perché vuole dire un cambiamento positivo, a parte che il 19 di novembre c'è la eclissi di luna che entra in segno di Toro, un segno un po' fisso, che saranno affettati un po' di segni come oroscopo di Scorpione, Capricorni, Gemelli e anche Toro. Sarete un po' disturbati voi con questo segno fisso in Toro, no? La luna qua per una delle persone, specialmente per le persone con iniziale DC, vi sta cascando fortuna, nel senso le cose positive, arriverà la positività. Le cose positive nella vostra vita fra un po'. Per altre persone, in questi 3 giorni, per le persone con iniziale di G, per le persone con iniziale di S, in 3 punti che può stare 3 ore, 3 giorni, 3 settimane, vi arriva un problema con stato, con documenti, con ate. O non ha spagato le cose che ce l'avete da pagare e vi arriva un avvertimento, o ci avete da pagare debiti in banca, non mai ci avete soldi, comunque avrete da fare con un'istituzione di stato dove voi vi dovete rivolgere là un avvocato. O siete stati rubati di questi soldi, o ci avete davvero un processo, però le notizie non sono buone per voi, ok? Dovete consigliarvi con una persona che conosce bene le leggi, perché qua vedo tipo anche nervi, agitazione, un po' di imbrollamenti. Probabilmente non per tutti, però le persone che già vi incadrate in questa variante vi esce così. Si mai può vedere un cuore spezzato per le persone con iniziale di M. Si mai può vedere un T, se avete M e T, vi esce un cuore spezzato. Che vuole dire? Vuole dire che o litigate con vostro partner e vi esce problemi, questa persona vuole andare via, si è innamorata di un'altra persona, o vi ha spezzato cuore qualcuno della vostra famiglia per colpa di un tradimento, o vi lo spezzerà, dipende adesso, perché questo cuore già è girato viceversa. Probabilmente né voi non mai volete avere sentimenti per quella persona e rimanete male per quella che vi ha fatto o vi farà. Qua si può vedere voti, no? Per tante persone ci avete voti, voti finanziari, voti in famiglia, può stare un voto in famiglia, significa un affreddamento tra voi e marito, tra voi e compagno, no? Vi sentite vuoti dentro di cuore, avete un po' di depressione, un po' di incompressione con altre persone, vi vedo isolati, specialmente per le persone con iniziale di I, iniziale di L.
ma invece un iniziale di R di nuovo, no? Queste persone qua o isolate o soffrite di colpa del qualcosa, no? Qualcuno va disturbato, soffrite in amore o non state bene nella vostra famiglia, con i vostri familiari, vi esce un po' di voti, diciamo così. Per altre persone si può vedere un piccolo ferro di cavallo che porta fortuna, è anche un quattrofoglio, no? Però state attenti con questa fortuna che arriva nella vostra vita perché sarete felici, però sono persone un po' invidiose che vi vuole rubare la fortuna. Come siete buoni di cuore e volete dare tutto a tutti, rimanete con niente in tasca, quello vuole dire. State attenti con bontà perché siete troppo buoni e le persone stanno approfittando, ok? Ci dovete pensarci anche a voi. Qua mi esce un gufo, ok? Un gufo che sta prevestendo una cosa. Le vostre orecchie, specialmente se siete con la iniziale di U, iniziale di D e anche iniziale di F, con questo gufo le vostre orecchie arriveranno le notizie che vi fanno male. Purtroppo esce così, così vi dico, questo gufo vi sta prevestendo una malattia di qualcuno, può stare anche la morte di qualcuno, una signora vecchia, rimarrete male, non vi viene a crederci, sarà una cosa imprevista, fulmine, e voi rimarrete male, ok? Qua si può vedere due nasi di Pinocchio, allora significa che avete le persone bugiarde, le persone false avanti a voi. Voi dovete stare attenti, specialmente se siete con iniziale di N e con iniziale di A, H, di nuovo mi esce. C'avete ostacoli e c'avete anche le persone che sono false. Le potete vedere qua bene, non lo so come vi devo far vedere, guarda che si vede, vedete quei occhi, ok? C'è qua una donna cattiva, ok? Con questi due occhi, un po' grassa la faccia e sopra di lei vedete un L, ok? Questa persona qua vi sta facendo qualche problema. A voi no? Vi può fare la magia nera, può stare una strega perché non state attenti o vi fa male gli occhi o avete nella vostra vita una persona con L che vi siete già innamorati, parlo di uomini, attenzione massima che questa donna è un po' falsa con voi, non è quella che vuole sembrare. Qua si può vedere due persone che si stanno picchiando, che okay? Vedete bene, guardate, non so come vi lo faccio vedere, guardate qua quest'uomo che ce l'ha in mano una buta e come si sta picchiando con questo altro che sembra un piccolo diavoletto, ok? Però qua è un incontro un po' duro con queste persone, vi state picchiando a botte, vi prendete proprio, sarà un bel lì. Qua in quattro punte, no? Vi picchiate per colpa di una donna. Due maschi qua si stanno picchiando per colpa di una donna. O si tratta di un tradimento e il marito scopre che la moglie ce l'ha amante, o si tratta, chi so io, perché vi picchiate voi, però qua c'entra una donna con iniziale di M. Attenzione massima, non a fare così perché non va bene la violenza, però in alcuni casi, ragazzi, chi so io che succede. Qua si mai può vedere un ragno. Per tante persone scappate di un grande povertà, di un grande peso che voi l'avete avuto sulla vostra schiena, questo ragno già va via. Di solito ragni in caffè ci può stare in una delle situazioni, un litigio, una disfortuna, in altre situazioni, come posso vedere io qua, questo ragno va via della vostra vita, significa che voi vi liberate di un peso, no? Nel vostro cuore, ragazzi, nel vostro cuore. Ci sono segni interrogativi, pensate tanto, te siete donne, pensate tanto a un uomo alto, bruno, che questo già è con un'altra, ha avuto già una relazione con questo uomo qua e lui adesso è girato con schiena, vi siete separati, se n'è andata con un'altra donna, però io vi sto dicendo che lui bene con questa donna non ci sta, su un punto che può stare un mese, una settimana, un'ora, questo uomo vi sta cercando.
parlando, io voglio che io vedo che lui si vuole pacificare. E perché no, vi pacificate? Per altre persone qua mi esce 35, può stare vostri anni. Compite 35 anni, o 35 ore avrete una bella fortuna con un bellissimo pesce. A parte dei 7 segni di pesce, avrete fortuna dell'inato. Qua si può vedere che contrate un amore nella vostra vita, però dovete stare ben precisi anche dei 7 donne e uomini, perché questo amore prima o poi va via. De voi non siete con un obiettivo ben preciso, avere una relazione seria. Mettetevi un desiderio per vedere che vi esce qua, ragazzi. Io vi sto dicendo che qua è uscito bene, guardate, bellissimo, vedete che bello è lì in mezzo, si fa proprio quello rotondo lì, si tratta del vostro destino, della vostra vita. Devi guardate bene giù, a piedi c'è un lupo, ha avuto un inamico forte, perché lupi sono persone cattive, ma ci sono donne che guardano con occhi, si pensano a un uomo, no? Allora io vi sto dicendo che maggior parte dei vostri desideri, a parte che si tratta in amore, si fanno veri. Vediamo un po' anche su piatto, qua vi potete mettere più di un desiderio, diciamo due, tre, specialmente le persone con iniziale di B, mi esce un bel B qua, è un lucertolo, avrete le nutizie bellissime, vi mandate via tutte le lacrime dei vostri cuori, tutte le sofferenze, qua esce un monte, può stare un bloccaggio, la vostra situazione dipende che tipi di problemi avete, perché avete un problema un po' impossibile, vero? Vi esce un bloccaggio. Vediamo un po' che mai esce qua. Qua mi esce anche un bellissimo crocodilo, che questa porta fortuna, in ogni caso non porta fortuna, ma in questo caso qua per certe persone sta portando fortuna, per le persone con iniziale di C, per le persone con iniziale di V, per le persone con iniziale di I, avrete una fortuna fra un po'. Per altre persone vi ho detto scappate da un peso, e altre persone vi si fanno veri tutti i vostri desideri, ragazzi. Io spero che vi abbia piaciuto questa lettura, in futuro vi lo mai farò. Adesso io mi fermo qui, perché questa era solo per 3 giorni una lettura generale, e mettetevi cari un desiderio generale per vedere se il vostro desiderio si fa vero, va bene? Vediamo un po' che dice l'energia delle carte Lenormand per voi tutti che vi mettete un desiderio, tutte le persone che guardate questa lettura e guardate questo video, ok? Vediamo un po', desiderio, non lo so che vuole dire, però ve lo faccio esplicare. Vostro desiderio non che c'entra che è lontano. Di avete le persone lontane di casa che sono all'estero, io vi sto dicendo che fra un po' vi incontrate con queste persone. In caso in quale vostro desiderio si tratta, io ce l'ho destino, vi dico che sì, però per il momento non l'ha scontrato, perché vostro destino è lontano di voi, lo contrate tramite un viaggio, perché non lo contratte tramite internet o tramite WhatsApp, che so io, le site di socializzazione, diciamo così. In caso in quale voi siete sposati o siete in coppia, vi aspetta un bel viaggio, ok? Questo viaggio può stare una vacanza, perché non potete andare a trovare i vostri familiari. Io vi sto dicendo che il vostro desiderio si trasformerà in realtà, basta che ci credete, perché la carta indica questa bellissima barca che vi vuole dire che il vostro desiderio è in arrivo, come si forse fra un po' si fa vero, ragazzi. Io vi auguro una bella serata insieme con i vostri familiari, vi auguro di cuore a stare bene lì dove siete. Vi ringrazio di nuovo per tutte le persone che mi state cercando su WhatsApp e le persone che mi lasciate commenti su video, vi iscrivete sul mio canale Cristaro, che anche le persone di gruppo, che siete italiani tutti che mi state seguendo,
Vi voglio tanto, tanto bene. Speriamo di cuore che state bene di salute, state bene di tutto, anche di mente. Vi voglio tanto bene e vi abbraccio di mio cuore. Buona serata.